importa che fosse così tardi? È colpa tua, non volevi più andare via. Mia? Chi è che si è messo a salutare tutti? Quante mani avrei stretto? 100? Pubbliche relazioni, mia cara, bisogna farle. Ah sì? Non pensavo che un chirurgo avesse tutta questa vita sociale. Conosci tutti, finanzieri, banchieri, hai salutato anche 2 ministri. Vedi, quando un uomo potente teme per la sua salute, non vuole un medico qualsiasi, vuole il migliore. Ah sì? È anche il più modesto. La modestia è inutile, vedi. Se vuoi veramente avere tutto dalla vita, devi avere consapevolezza delle tue capacità. Oppure avere qualcuno che lo fa al posto tuo, come ho fatto io con te. E io cosa avrei fatto per meritarmi tutta la tua stima? Non importa quello che hai fatto, ma quello che sei. Una donna intelligente, di classe, una bellezza da mozzare il fiato. Non hai visto come ti guardavano tutti prima? Mi sembravano tutti impegnati a parlare d'affari per guardarmi. È un peccato che non ti renda conto del tuo carisma, del potere che eserciti sugli altri. Forse hai vissuto troppo a lungo all'ombra di un uomo. E non hai paura che succeda anche a te? Se lo fai nel modo giusto, no. E quale sarebbe il modo giusto? Vieni qui che te lo spiego. Mi scusi professore, l'Aquila e l'Aria del Tum è pronta e io mi ritiro. E poi pure Gastone, e chiudi la finestra. Vedi, devi cominciare a riflettere sulle tue potenzialità, su quello che vali, e cominciare a pensare che quello che hai te lo sei meritato, e che puoi fare molto di più. Guarda che inizio a prenderti in parola. È quello che voglio. Quando ti ho chiesto di venire a vivere con me, non l'ho fatto perché volevo una concubina di lusso. Accanto ad un uomo come me, ci vuole una persona forte. E sono sicuro che tu lo sia. Su, coraggio, adesso a nanna. Tu non vieni? No, devo controllare delle mail. Ma poi passi in camera tua e ti do la buonanotte.